Ok amici cari, allora siamo arrivati alla spiegazione come promesso, perché siamo arrivati a 20 commenti, anche se vi ricordo mettete un commento a persona, non 5 commenti stessa persona, mi raccomando. Comunque se è buono ve lo spiego lo stesso. Allora, come funziona? Semplicemente ha dell'incredibile, guardate voi stessi. Si prendono appunto le nostre 10 carte, ok? Ma state attenti, la carta la facciamo scegliere a caso, scegli il 3 di fiori esempio, no? Voi dovete portarla subito in terza posizione da sopra, tac, quindi sarà in terza. Inizia, 1, la prima girata, così dorso, seconda di faccia, dorso, sappiamo che è il nostro 3 di fiori, girata, dorso, girata, dorso, girata, dorso, girata, ok? Quindi qui sappiamo che è il 3 di fiori, chiudiamo e adesso automaticamente facciamo questo. E ora qui arriva l'improvvisazione mondiale, ed è qui perché qui c'è lo sviluppo della magia reale, perché noi stiamo improvvisando, daremo una vita mai vista adesso. Perché? Qui abbiamo un 7, già il miracolo è avvenuto, incredibile, ed è un po' capirete perché. La vostra carta è seconda sempre da questo mazzetto, guardate, 3 di fiori, sempre. Se ho un 7, qui ho solo 5 carte, più 2 fa 7, vedete, 5. Metto sopra e dirò, guarda la settima carta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ed è 3 di fiori. Primo esempio, secondo esempio, mettiamo le 5 carte, abbiamo capito, sono 5. La seconda carta è il 3 di fiori, ok? Se qui non c'è un 7, ma c'è facciamo un 9, no, chiudendo così diventa settima, come facciamo a far sì che diventa nona? Ora ci sono dei casi dove io credo che siano molto particolari. E vi spiego perché uno potrebbe in teoria spostare, ma non ha senso. Noi sappiamo che è qua, basta, fine, stop. Quando è questo caso, che è 9, dobbiamo spostare due carte. Si può dire semplicemente, bene, io potrei anche mescolarlo questo mazzo, non ci interessa. Vedete, nel dire questo ho già portato due carte in modo che chiudendo tutto fa 9. Per il 5 più 4, 9. Ma, troviamo un altro modo, diciamo, ok, qui adesso prendi queste carte e mescola, e le mescola, tac. Boh, basta così, ok. Siamo già a posto, 6, perché chiudendo toglierà 6 carte. Gli dici, togli 6 carte, togliele via, proprio 6 carte. Ok, messe via. Se dopo 6 carte ci fosse a toccare, se non verrà con 6, 3 di fiori, perché sappiamo che è il settimo. Avete capito come giocare? Quindi li facciamo ancora. Seguite bene, attentamente. Allora, la vostra carta, 3 fiori, è sempre seconda. Sarà qualsiasi carta, ma sempre sarà in seconda posizione. Allora, mescoliamo e capitiamo con l'1. Bene, 1. Cosa facciamo con l'1? State attenti. Il numero è 1, diremo, possiamo dire due cose. La prima, o mettiamo sopra tutto e diciamo togli una carta come appunto è l'1. Se dopo una carta ci fosse una carta, sarebbe realtà e sarebbe il fiore. Ma se no, è 1, gli dite, ok, che non pensi che la tua carta sia sopra, e già abbiamo portato sotto e la prima carta sarà l'1. Nel chiudere, tac, la carta sarà la numero 1, perché l'asso è uguale a 1. Andiamo avanti ancora, un altro esempio. Credo che siamo all'ultimo esempio ormai, perché alla fine avete capito il meccanismo, è miracoloso. Allora, si mescolano, passiamo al jack. Jack è 10. Beh, noi ce l'abbiamo qui, abbiamo detto in seconda posizione, quindi avete già intuito cosa dobbiamo fare. Non è niente di così complesso, c'è cosa. Semplicemente diremo, possiamo anche mescolare le carte. A dire questo, passeremo le due carte sotto. Ok? Chiudiamo tutto, tieni tu il mazzo, non voglio toccare niente. E guarda se la decima carta non è la tua carta, 2, 3, 8, 9, 10, carta di fiori. Ancora un'ultima volta, amici miei cari, guardate. Siamo così. Capitano, ma anche un'altra carta potrebbe essere 5, tocca, abbiamo un 5, per capitano 5, fantastico, noi sappiamo che è qui, giusto? Cosa dobbiamo dire? Semplicemente guardate attentamente adesso, c'è questo sistema che è fantastico, vabbè, diremo, la tua carta che non pensi che sia sopra, e la buttate sotto, tac, avete già fatto tutto, ok, chiudi tutto, gira di faccia le carte e guarda se la quinta carta è tua, 1, 2, 3, 4, e la quinta carta, quarta di fiori. Usando la parte di faccia, avete capito? È un'improvvisazione, questa è la cosa mondiale. State attenti adesso, altro esempio. Bisogna fare bene l'esempio perché devono capire, ok, siamo qua, la carta è sempre qui, tra i fiori, ok? Invece
invece che 7 prendiamo che sia 3, perché le carte all'inizio le mescoleremo, no? Vi faccio vedere. Ok, 3. Io ce l'ho in seconda posizione, diremo cosa? State attenti. Ah, che non pensi che la tua carta sia sotto, sotto al mazzo. Potete dire, non pensi, Tac, la metti subito sopra. Ok, chiudiamo tutto. Nel chiudere, tac, tac. Il tuo numero è il 3, giusto? Guarda la terza carta. 1, 2, la terza carta. Quindi. Ora, come funziona l'effetto? Voi fate mescolare le carte. Tac, mescolare le carte. Tac, tac. Gli dite, prendi 10 carte a caso. 3, 6, 9, 10. Prendere 10 carte, scegliene una. Facciamo l'asso di cuori, ok? Vuoi cambiare? Non va bene l'asso di cuori, cosa fate? La passate in terza, tac, già fatto, e fate adesso il nostro passaggio che sappiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, automatico, dividiamo, tac, 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 3, oh, incredibile, adesso, che non pensi che sia sotto la tua carta, eh? Ok, chiudiamo tutto, il numero era il 3, io non so che carta era, ma la terza carta è proprio. Spero che abbiate capito il meccanismo, allenatevi, trovate anche un vostro sistema, perché questo effetto è una piccola leggenda. Ciao da Magic Boy.